Sono con Massimo Agostini, che lei vicepresidente del Clansinter Italia. E siamo vicino a Viterbo, dove c'è stata una conferenza sul... Abbiamo affrontato diversi argomenti, fra cui in particolare alcuni legati al simbolo della luce. Simbolo della luce che abbiamo ritrovato in alcune chiese, in alcune abbazie, in particolare una Sant'Urbano. Ed è chiaro che questa luce richiama alcuni miti, soprattutto per le date in cui si verificano questi fenomeni, che è legato a Maria Maddalena. Un mito che a me ha sempre affascinato, che è stato oggetto di tantissime ricerche, non solo legato ad un femminino, ma un femminino sacro di tipo iniziatico, in un percorso di conoscenza della propria dualità, del proprio dualismo intimo ed interiore, affinché ci sia una congiunzione tra quello che è maschio e femmina, tra buono e cattivo, tra gli elementi che caratterizzano l'anima dell'uomo. E Maria Maddalena è l'anima che congiunge la terra al cielo. Però io voglio fare la domanda su un altro argomento. Lei ha parlato dei Vangeli, dei Vangeli gnostici, e ha parlato anche di alcune interpretazioni del Vangelo che non sono uguali all'interpretazione di quelli gnostici, no? Sì. Di quelli ufficiali. Per cui i Vangeli, diciamo, è una cosa esoterica, sono esoterici naturalmente. Se l'interpretazione vera è l'altra, no? Come lei diceva, è che Barabba sarebbe il figlio del padre e Gesù sarebbe, non si sa allora chi sarebbe, com'è che i Vangeli invece hanno cambiato, insomma, la Chiesa Cattolica ce la interpreta in un altro modo? Tutti i Vangeli hanno un ruolo che è fondamentale, che è quello di carattere simbolico, raccontando in alcuni la storia, in alcuni detti del Cristo, e hanno quindi una finalità di tipo evocativa, cioè trasmettere un messaggio finalizzato a conoscere e a intraprendere una strada di tipo spirituale o religioso. I Vangeli canonici sono quelli che la Chiesa ha ritenuto avere delle parti che coincidessero, che avessero una migliore continuità e combaciassero su molte situazioni. Poi ci sono i Vangeli di altro tipo, che sono non quelli canonici, che la Chiesa non ha accolto, perché probabilmente hanno delle parti che non corrispondono a quella che era il messaggio che la Chiesa ufficiale ha voluto in qualche modo dare. Tra questi ci sono vari tipi di Vangeli, dopo alcuni sono fantastici, altri sono più o meno esoterici, altri sono di ispirazione gnostica, sono diversi che quelli che vanno verso una cultura di carattere gnostico, cioè quella che è la ricerca della conoscenza, dello spirito di luce che è all'interno dell'uomo e che danno dei percorsi diversi. Sono quelle che uno sente, e se ci sono 2 miliardi di persone che sentono quella verità, ben venga, perché il mondo ha bisogno di spiritualità, ha bisogno di religiosità, ha bisogno di avere una aspirazione di tipo divino. Per cui, se credono in questa situazione, va benissimo, come tutti. L'importante è che ci sia un rapporto divino, perché questo è il problema grosso della società di oggi, che è materialista, che non ha tecnologica, dove sembra che tutto ciò che ci circonda non appartiene al divino. Invece in tutto c'è la divinità, c'è la magia del divino. Va bene, allora la ringrazio. Prego. Per questa intervista, grazie. Arrivederci.